Esattamente un anno fa, proprio qua alla Gamescom di Colonia, fu annunciato Biomutant, un titolo che fin dal principio aveva saputo incuriosirci per lo stile sopra le righe e per le meccaniche di gioco che sembravano discretamente originali. Alla fiera di quest'anno abbiamo finalmente potuto provare la produzione, che ha confermato tutte le impressioni positive avute un anno fa. Abbiamo inoltre scoperto che il team di sviluppo, ovvero gli Experiment 101, è composto da appena 18 persone, il che rende i discreti risultati della produzione ancora più brillanti. Biomutant è, in buona sostanza, un GDR open world con una fortissima componente action. Al centro dell'azione c'è il protagonista Gizmo, ovvero un procione antropomorfo che il giocatore potrà personalizzare grazie a un editor piuttosto particolare. All'inizio dell'avventura infatti sarà possibile scegliere i valori di diverse statistiche, fra cui intelligenza, forza e destrezza. A seconda dei valori selezionati dall'utente cambierà anche l'aspetto del personaggio principale. Per esempio, un protagonista con un alto valore di intelligenza vedrà crescere le proporzioni della sua testa, mentre aumentando i valori di forza e destrezza rispettivamente vedremo crescere le braccia e le gambe. Al di là del sistema di personalizzazione, al centro dell'esperienza di gioco c'è un combat system incredibilmente vario e stratificato. Per affrontare la stravagante fauna che popola il mondo di gioco, il protagonista Gizmo potrà ricorrere al combattimento corpo a corpo, impugnando una delle moltissime armi bianche a disposizione. In questo frangente le fasi d'azione ci sono sembrate divertenti e ben coreografate, anche grazie alla varietà dei moveset. Questo aspetto viene inoltre influenzato dalle scelte del giocatore. Sulla mappa di gioco sono infatti presenti 6 diverse tribù, ciascuna connessa ad un peculiare stile di combattimento. L'utente dovrà scegliere con quale di queste tribù allearsi per imparare poi le mosse ad essa relative ed incrementare quindi le proprie opzioni d'attacco. Il team di sviluppo ci conferma però che in Biomutant c'è anche un pizzico di Ratchet & Clank. Infatti avremo accesso anche ad un folto arsenale di armi da fuoco e ciascuna potrà essere modificata per aggiungere effetti particolari. C'è inoltre un sistema di mosse speciali e mutazioni che conferiscono a Gizmo abilità particolari. Nel corso della demo, ad esempio, lo abbiamo visto circondarsi da un'immensa sfera e travolgere gli avversari alla maniera di Katamari Damacy. Ma non è finita qui, perché nel titolo degli Experiment 101 sarà addirittura possibile cavalcare alcuni mostri e persino ricostruire dei mech con delle abilità peculiari che potranno essere utilizzati in battaglia ma anche durante l'esplorazione. E veniamo così alla struttura dell'avventura, che il team di sviluppo non esita a definire molto vicina nella filosofia e nelle intenzioni a quella di Zelda Breath of the Wild, sottintendendo che all'utente sarà lasciata completa libertà di interpretare il flusso della storia principale e delle missioni secondarie. La mappa del mondo sarà divisa in 5 macro aree, ciascuna legata ad una delle radici dell'albero della vita che svetta al centro dell'ambientazione. L'utente potrà scegliere in totale autonomia in quale direzione avventurarsi, a patto ovviamente di avere il giusto equipaggiamento, magari legato ad un'armatura in grado di farlo sopravvivere a condizioni climatiche avverse o a qualche abilità motoria capace di fargli raggiungere aree altrimenti inarrivabili. Avrete capito insomma che Biomutant dimostra una varietà di situazioni addirittura inaspettata. Il team di sviluppo sembra non essersi messo nessun limite creativo, riversando nel calderone della produzione qualsiasi idea gli sia passata per la testa. Quello che ne è uscito è un titolo interessante proprio per la sua originalità e per la voglia di osare. È anche vero che non tutti gli aspetti della produzione ci hanno convinto. Il mondo di gioco, ad esempio, sembra un po' spoglio e non sempre tutte le trovate del team si amalgamano in maniera coerente. Inoltre, il profilo tecnico della produzione è tutt'altro che brillante. Al di là di questo, comunque, Biomutant è un prodotto che merita di essere seguito. Purtroppo, Experiment 101 ha confermato che non ce la farà a pubblicare il gioco entro il 2018, come aveva precedentemente annunciato, ma prima dell'estate dell'anno prossimo Biomutant dovrebbe raggiungere il mercato. Noi vi invitiamo come sempre a restare sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità.